Pratico questo sport perché diciamo è la mia associazione e mi piace perché siamo tutti amici e lo facciamo a gruppo e è per arrivare a uno scopo, per andare sempre avanti e appunto lo sport ci mantiene anche in forma e che dire che la sera poi ci organizziamo sempre tramite con gli amici, facciamo trasferte e robe varie e che dire più, vi consiglio anche a voi di praticare un po' questo sport perché fa bene sia alla salute che a tante altre cose e vi invito a venire qui a Sant'Anastasia a venirci a trovare. Ricordiamo che questo sport è formato da due porte lunghe 7 metri e alte circa 1,25 m, una cosa del genere. E al centro del campo ci sono 6 paletti con 3 corde e poi abbiamo la palla, che la palla è sonora e deve passare oltre sotto queste 3 corde. E poi tra le due tra la porta destra e la porta sinistra ci sono 3 tappetini posti per terra, e al cui i giocatori devono stare sui tappetini e non perdere la posizione. Questo sport si chiama Torbal e diciamo un po' le regole che non si possono fare più di 3 falli perché dopo i 3 falli si ha il rigore e poi abbiamo le punizioni e dopo 2 falli, cioè ogni fallo che si fa è una punizione. La mia passione canora è iniziato da quando ero bambino che mi piaceva cantare. Tra cui ho conosciuto tanti artisti come il grande Mario Merola che non c'è più, come D'Alessio, e tanti altri artisti grandi e famosi. E all'età di 12 anni ho iniziato a studiare la musica, che pian piano, insieme io alla mia famiglia, con il mio maestro Ciro Perna, che approfitto per salutare, all'età di 15 anni, 16 anni o 17 anni circa, ho inciso il mio primo lavoro discografico che si chiama Passo dopo passo diventa realtà, tra cui gli autori sono Luigi Coppola, il maestro Ciro Perna e un altro maestro di chitarra, Mauro De Luca Piccione. Ricordiamo che poi dopo questo mio lavoro discografico ho inciso altri 2 singoli. E questi 2 singoli, il primo è intitolato Venghe Semba Te Cercà, testo e musica scritto dal maestro Ciro Perna, e diciamo che parla un po' d'amore e a questo punto siamo noi, questa canzone parla che noi uomini la dedichiamo alle donne, che siamo sempre noi ad andarla a cercare a volte. Poi l'altro singolo è intitolato Dulce Nancy, appunto così, intitolato così perché è dedicato a mia cugina che non c'è più, è una settimana, in una settimana abbiamo scritto questo testo insieme io al mio maestro con la sua collaborazione e pian piano poi che mi stanno dando anche benissime soddisfazioni e io voglio dire anche che sono anche in televisione per chi vuole guardarmi in alcune televisioni come Cantiamo Napoli, RTE, Magic Music TV e tanti altri canali che poi ricordiamo prossimamente. Voglio dire anche che qua faccio anche cose di beneficenza quando è possibile. Che dire, è una bellissima cosa, una bellissima passione per chi la prende. Spero che tutti gli artisti come me, di prima qualità, ultima qualità diciamo, possano andare avanti come me. Grazie alla scuola e alla passione del canto e alla passione dello sport, non bisogna mai, voglio ricordare a tutte le persone, di invalidità e non vedenti e tutto ciò di tutte queste problematiche, di non fermarsi al primo ostacolo come me e ad andare a superarli tutti questi ostacoli, perché è bello affrontare la vita senza nessun problema e
stare sciolto e tranquillo, e invito tutti a non fermarsi mai a questi ostacoli, sempre superarli. Nancy, dolce Nancy, il tuo sorriso è sempre dentro a noi. Nancy, dolce Nancy, un angelo, una dolce melodia. Tu sei il fiore più bello e raro che c'è, la bellezza di un tramonto, i tuoi occhi la luce delle stelle. Ali di farfalla. Sei sempre con noi, Nancy.